Il castello di Felline era situato sul versante orientale dell'antica cinta muraria e fu eretto per volontà della famiglia Bonsecolo nel XII secolo, divenendo l'avamposto di difesa della vicina città messapica di Ugento. Il castello rappresenta una delle opere di fortificazione più interessanti del Salento. Si presenta con un impianto quadrangolare, rinforzato ai vertici da quattro torri di due differenti tipologie. Quelle frontali all'edificio sono quadrate, mentre quelle situate agli angoli posteriori del castello sono di forma circolare. Le torri quadrate risalgono al Cinquecento e sono molto interessanti dal punto di vista architettonico, in quanto conservano ancora alcuni tratti del vecchio castello militaresco. Il prospetto frontale del castello baronale è impreziosito dalla presenza di una lunga e continua balconata, con balaustra in carparo realizzata dal Pignatelli. Il portale di accesso al castello, un tempo sormontato dallo stemma gentilizio, è caratterizzato da una struttura ad arco a tutto sesto e presenta una cornice a bugne che lo rende imponente e sontuoso. La balconata, situata al primo piano dell'edificio, fu l'elemento architettonico che permise al castello di Felline di assumere le sembianze di un palazzo gentilizio, conferendo a tutto l'immobile un aspetto signorile, ma senza perdere le connotazioni di un impianto militaresco.